Marco Paolo Onigi, segretario generale CONFSAL, perché l'urgenza di questo forum? Il forum è per avvicinare le istituzioni e la politica ai programmi della CONSA, per significare qual è la nostra posizione sui vari temi sindacali, istruzione, formazione e lavoro. In particolare cominciamo con questo primo argomento di rappresentanza e rappresentatività delle relazioni sindacali e industriali, perché riteniamo urgente, per finire una tragedia che sta succedendo nel mercato del lavoro, un mercato drogato da datori di lavoro che scelgono la controparte, che si scelgono i sindacati, e con loro fanno degli accordi che i lavoratori poi non raccolgono, e quindi non si va neanche a definire quello che stabilisce l'articolo 39 della Costituzione, che i contratti devono essere erga omnes. Allora noi riteniamo che dobbiamo mettere ordine, come abbiamo fatto nel pubblico impiego, e ci siamo riusciti. Nasce da lontano, dal 1990, con accordi pattizi, ma se non c'è stata, come c'è stata, il decreto legislativo 165 del 2001, restava tutto una bella conversazione, ma niente applicazione. Col 2001 nel pubblico impiego è finita la confusione, si fanno contratti regolarmente, ora sono bloccati dal 2009 per la crisi economica del paese, però fino al 2009 noi abbiamo fatto i nostri contratti, abbiamo fatto le nostre, ci siamo trovati tutti i sindacati rappresentativi, dove c'è stata una misurazione della rappresentanza e della rappresentatività, e quei sindacati con i datori di lavoro, e non è vero che il datore di lavoro è uno solo, lo Stato, c'è lo Stato, c'è l'università, c'è la ricerca, c'è le agenzie fiscali, ci sono gli enti locali, la sanità e quindi le regioni. 11 datori di lavoro con altrettanti, con sindacati che contrattano, e quel contratto all'erga omnes perché è stabilito e sancito da organizzazioni rappresentative. Nel privato impiego questo non esiste, lo dicevo prima. Il datore di lavoro si sceglie il sindacato si sceglie il datore di lavoro, fanno un pasticcio, viene fuori un contratto che i lavoratori non vogliono. È l'assurdo di avere per una categoria 5, 6, 10 contratti diversi, la dice lunga di un gran caos. Allora anche nel privato impiego noi vogliamo un intervento legislativo, dopo gli accordi pattizi, perché anche noi abbiamo firmato con Confindustria a gennaio e poi 28 giugno, e anche questo lo firmeremo, ma rimane capitolo morto se non c'è un sostegno di una legge dello Stato che obblighi datori di lavoro, e non solo Confindustria, tutti i datori di lavoro, che possono essere da Rete Impresa Italia, Confcommercio, Confcooperative e così via, tutte le varie aree contrattuali, con i sindacati rappresentativi. In partenza noi andremo a prendere quelli che sono presenti nel CNEL, che è una forma di misurazione della rappresentatività sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Poi con la misurazione degli iscritti attraverso l'INPS, attraverso poi il CNEL, andare a dire chi è rappresentativo, cioè chi raggiunge quel 5% fra il dato mediato fra gli iscritti e l'RSU, che si dovranno fare in tutte le aziende, si stabilisce quali sono i sindacati rappresentativi per il 5% per poter effettivamente dialogare in forma ordinata e regolare con chi rappresenta qualcosa. Invece il rischio di oggi è che i datori di lavoro si vanno a scegliere anche organizzazioni sindacali che non hanno iscritti, ma che li fa comodo, e quindi i lavoratori sono ingannati da questo.